Ci sono altre teorie sul Covid, diverse rispetto a quelle su cui si è basata la narrazione di questi mesi da parte della stampa, della politica e della comunità medico-scientifica. Un altro racconto, scritto a due mani dai giornalisti Massimo Amendole e Alberto Francesco Sanci, che con un lavoro di inchiesta certosino hanno messo insieme dati e statistiche, presentandolo poi a Napoli, a Palazzo Sera di Cassano, nel corso di un incontro aperto al pubblico e a cui ha preso parte anche il noto virologo napoletano Giulio Tarro primario emerito dell'ospedale Cotugno. Eh, abbiamo diciamo, iniziato a studiare un po' quali sono i studi scientifici internazionali per capire effettivamente questa malattia, eh, che tipo di decorso eh, sta avendo. Ci siamo resi conto che la narrazione è effettivamente mediatica e politica e in un certo senso si distoglie un po' da quella sanitaria. Anche attraverso i dati della mortalità ci siamo resi conto che effettivamente non è una malattia così tremenda, anche se ha una letalità molto alta, sopra gli 80 anni. Quindi noi pensiamo che ci sia bisogno, oggi assolutamente, ancora più dei mesi passati, di proteggere le fasce più deboli, gli immunodepressi, gli anziani, i malati. E pensiamo che la soluzione per non ingolfare gli ospedali come sta accadendo sia il protocollo domiciliare. Noi crediamo che si sia sempre in tempo per migliorare la situazione. Eh, C'è però da prendere delle decisioni dal punto di vista politico e di gestione eh, delle quali fino adesso si è parlato pochissimo o che comunque sono passate nettamente in secondo piano rispetto alla costruzione delle terapie intensive supplementari e alla decisione di investire su, sull'assistenza diciamo, eh, ospedaliera e, e poi ai singoli sui quali è stata scaricata la responsabilità del contagio secondo noi. Senza dubbio, non è la, diciamo, quello che ci viene propinato. Come via corrente, è, è un punto di vista più, più di buon senso, più logico, più legato a quello che è l'andamento di una normale epidemia.